Let's go bitches, sono il vostro power di quartiere. Per chi si chiedesse perché di quartiere, beh, sono come Spider-Man, siamo qui a New York, a Manhattan, su The Division, un gioco che ho sempre voluto portare qui sul mio canale di YouTube e voglio assolutamente portarlo, in questo caso con un video interessantissimo. Molti di voi mi hanno visto sicuramente in streaming giocare a questo gioco con il mio clan, i Feral Blood di Destiny, Grizzleberg di Gringo, It's Beaton, eccetera eccetera, chi più ne ha più ne metta, che sono venuti a giocare a The Division. E in questo caso voglio iniziare con un video molto ma molto importante che interessa a molti, è come farmare, come livellare velocemente nella Dark Zone, nella zona oscura. Perché poi livellare velocemente? Io sono già arrivato al livello 50, quello che state vedendo sono al 48 perché mi ero divertito un pochino a scazzo a fare PvP in solo, volevo fare qualche clip figa. Comunque, quello che state vedendo è praticamente la route, un percorso, cioè per farmare i livelli, per farmarli molto velocemente, in cui incontrerete tantissimi boss come state vedendo, incontrerete anche tantissime patrol, cioè gruppi di nemici che viaggiano a random per la mappa, ma non li ho fatti vedere, ma non serve che ve lo dico, li troverete, che vi daranno tantissima esperienza, tantissimi loot, tantissimi crediti Phoenix che vi servono a comprare comunque le esotiche più esclusive e ovviamente anche tantissimi soldi della zona nera per comprare ovviamente le armi esotiche con il grado che vi serve. Ecco qui l'immagine presa da VGN, il sito inglese, mettete pausa se volete vederla. Ovviamente il farming parte dalla zona 1 per arrivare al perimetro della zona 3 e ovviamente tornare giù. In questo caso troverete anche molte zone di sicurezza durante questo percorso, è molto sicuro, diciamo è per i beginners, cioè quelli che si sono appena avvicinati al gioco o magari chi gioca in solitario. Il mio consiglio ovviamente, se potete, cercate di giocare con un amico, cercate di giocare con un gruppo di amici o fate il matchmaking, perché ragazzi questo gioco non è da giocare da soli, in gruppo è più divertente, è più bello e ovviamente sicuramente vi faciliterà la vita. Scusate, mi stavo impallando. Allora, ma andiamo subito a parlare di un'altra cosa. Perché ci sono tante zone sicure? Beh, perché magari potreste essere inseguiti dai rogue, anche se a me sinceramente non capita mai. Vi servirà magari di prendere munizioni perché non siete di livello alto e non avete tante armi di livello alto e quindi sprecate tante munizioni. Vi servirà magari per riprendere un secondo fiato o mettere in pausa il gioco. Quindi in questa, diciamo, tramite questa route, questo percorso, avrete la vita molto facile. I boss state vedendo tutte le zone in cui ci sono, avete anche l'immagine che vi basterà mettere in pausa per vedere dove andare. Quindi ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se vi è piaciuto specialmente questo video. Se volete altri video su The Division, vorrei parlarvi delle build, vorrei parlarvi delle armi più forti, degli aggiornamenti, delle patch, perché questo gioco ragazzi mi piace tantissimo. Se chi mi conosce, chi segue il mio canale da tanto tempo, sa che il mio canale ci sta scritto appassionato di MMO. Comunque quello che state vedendo in questo punto è il pezzo per passare praticamente sottoterra, serve il filtro di livello 4, ricordate questo, fare un boss e sbucare praticamente alla zona di estrazione più avanti, dove potrete estrarre i vostri oggetti e riniziare il percorso un'altra volta. Ricordate una cosa importantissima: tutte le casse si resettano dopo 2 ore, quindi è inutile andare a rivederle. Mi raccomando, focalizzatevi anche sul passare velocemente da un boss all'altro, perché più velocemente lo farete, più ovviamente XP farete, più velocemente arriverete al 50. Questa è la zona dove di solito potete estrarre in tranquillità, più semplice, dove ci sono meno rogue, dove ci sono comunque più giocatori social. Io vi saluto bitches, fatemi veramente sapere, mi interessa tantissimo di questo video, lasciate un like se vi è servito, lasciate un like ovviamente se vi ha aiutato questo video e se vi è piaciuto. Io sono il vostro power di quartiere, siamo qui in estrazione a estrarre roba a random. Spero che droppiate tante alte gamma qui durante questo percorso e se fate il mio percorso fatemi sapere qui sotto, fatemi rosicare con quale oggetto di alta gamma avete droppato. Io vi saluto, bitches!